Due studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Sacco di Sant'Arsenio hanno partecipato con ottimi risultati ai campionati internazionali di giochi matematici svoltisi alla Bocconi di Milano. Un traguardo raggiunto dopo dure selezioni, tra le quali quelle che si sono svolte a Potenza, dove Biagio Tropiano e Leziero Greco si sono classificati al primo e al terzo posto. La delegazione del Sacco a Milano era composta dai due studenti, accompagnati dalle docenti Rosa Dalvano e Lidia Molinara e dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Murano. In effetti la partecipazione ai giochi internazionali di matematica è stato l'epilogo di un percorso cominciato qualche mese fa. Questo loro talento, questa dote è stata poi chiaramente esercitata grazie ai corsi pomeridiani tenuti dalla professoressa Dalvano Rosa e dalla professoressa Molinara Lidia, le quali appunto hanno dedicato le loro ore a questi ragazzi. Il loro tempo libero durante i loro pomeriggi li hanno dedicati proprio a far sì che i ragazzi esercitassero queste loro potenzialità di base. Qual è stata la tua impressione arrivare alla Bocconi di Milano, che insomma è un istituto di eccellenza, ecco, per grandi menti? È stata sicuramente una bella esperienza, ma soprattutto una bellissima soddisfazione a livello personale e anche scolastico. Poi per me non era nemmeno la prima esperienza, perché già la terza, e quindi diciamo non ero alle prime armi. Partecipare ai campionati internazionali di matematica sicuramente è un'esperienza importante, nuova, e come sottolineava la preside ci sono state varie fasi prima di riuscire ad arrivare a Milano. Che tipo di esperienza è stata per te? No, allora noi abbiamo sostenuto le semifinali a Potenza e abbiamo ottenuto un ottimo risultato quando ci siamo classificati entrambi sul podio, ma io credo che l'esperienza doveva essere comunque positiva, perché ce lo dice la storia. Insomma, John Locke, che è il padre dell'empirismo, diceva che la mente di un uomo al momento della nascita è paragonabile ad una tabula rasa, e che poi l'uomo arricchisce questa mente soltanto grazie alla conoscenza e all'esperienza. Quindi qualunque fosse stato l'esito della prova, comunque l'esperienza avrebbe portato un risultato positivo, e io sono felicissimo di aver rappresentato questa scuola, che ha già un buon livello ma che sicuramente potrà migliorare nel corso degli anni in futuro, alla Bocconi a Milano. Una matematica, diciamo, più creativa quella che con cui vi siete confrontati nel percorso che poi vi ha portato a Milano. Come nasce questa tua passione per la matematica? È una passione che ho avuto sempre, già da bambino. Infatti ero sempre stato molto portato più per le materie, diciamo, matematiche che per quelle letterali. È una passione che ho avuto, diciamo, da sempre. Le tue aspirazioni future si collegano anche, diciamo, alla matematica? Sì, certamente, di sicuro ancora non so, però sicuramente è qualcosa legato alla matematica. Leziero, tu? No, io vorrei studiare economia in futuro all'università, ma io devo dire che questa passione che ho verso la matematica la devo soprattutto alla mia professoressa di matematica, Rosa Dalvano, che nel corso degli anni mi ha permesso di migliorare le mie capacità, magari già intrinseche alla mia persona.